Eccoci rientrati in studio, siamo nella seconda parte di Pro e Contro, ci siamo lasciati qualche minuto fa con la telefonata di un nostro ascoltatore, il signor Domenico, che ha lanciato una provocazione sul nodo magistratura. Consigliere Petruzzelli, toccava le rispondere. Vabbè, innanzitutto permettetemi di dire al signor Domenico che io voglio bene il signor Domenico, abita nella stessa strada di casa, a pochi metri da casa mia, ci siamo anche incontrati un paio di volte per strada ed è una persona che stimo perché è sempre molto attento, diciamo, nei suoi interventi in trasmissione. Oggi non è stato attento, signor Domenico. Innanzitutto io non parlo di Berlusconi perché non mi interessa Berlusconi, io parlo Piero, della città. scusi Piero, mi confermate il proverbio? Attenti a quelli che ti lisciano perché al momento opportuno poi ti Ma no, ma frondano. rispetto al signor Signor Domenico, Domenico, fosse io solo continuo a volerle bene, nonostante io tutto quello che stia detto, dicendo signor Petruzzelli. probabilmente, ma io ho Non mi detto che interessa voglio quello che dice bene lei. al signor Domenico, ma oggi non ha fatto un intervento attento e ora spiego, provo a dire perché. Io non Le parlo chiedo di di farlo in un Berlusconi. minuto perché abbiamo un ascoltatore che ci sta E aspettando. probabilmente il Magari è signor già il signor Domenico, Domenico, quindi prego. dammi qualche. Se il signor Domenico deve aspettare un secondo, finisco il ragionamento, altrimenti poi non mi dà la possibilità di farlo. Io non parlo di Berlusconi da tempo, non mi interessa, io parlo della città, parlo dei problemi della città. Però c'è un dato, signor Domenico, le sentenze della magistratura si rispettano. Io sono di quelli che pensa che Berlusconi vada sconfitto nelle urne, come tante volte il centro-sinistra ha fatto nell'arco di questi anni. Però, se c'è una sentenza della magistratura, se noi mettiamo in dubbio che una sentenza della magistratura debba essere rispettata, guardi che la magistratura non è che c'è un giudice che quindi può aver preso di punta Berlusconi e lo condanna. Ci sono tre gradi di giudizio. Il consigliere c'è che è un avvocato, glielo può dire molto meglio di me. Quindi Berlusconi ha trovato per tre volte di fronte a sé dei giudici e con tutto il suo potere economico, la capacità di una marea di soldi di pagare i migliori avvocati, eccetera, viene condannato. Che dobbiamo fare? Non dobbiamo rispettare quella sentenza? E se non la rispetta Berlusconi, perché la devono rispettare i cittadini? La fermo qui, prendiamo una telefonata. Pronto? Buon pomeriggio. Buon Ah, non è il pomeriggio, signor signora. Domenico. No, no, Buonasera. no. Allora, si continua a parlare di Berlusconi. Ma non so. Allora, noi siamo stufi di E questo sono d'accordo con Berlusconi. lei. Berlusconi è obsoleto. Allora, io chiederei anche che i politici devono essere più giovani, visto che si pensa sempre al lavoro dei giovani, e non è vero, ai giovani, ai giovani, ai giovani. Allora, anche i politici devono essere più giovani, perché noi di Berlusconi diciamo che abbiamo le tasche piene, le tasche, e non solo di Berlusconi, anche tutti quei pecoroni politici che fanno parlare Berlusconi e poi alla fine vince sempre lui, perché vuol dire che noi non abbiamo le idee chiare. Ma di Berlusconi che ce ne facciamo noi quando Bari c'è una disoccupazione che fa Sono paura? d'accordo, Pensiamo signora. ai baresi per piacere, che tanto Berlusconi ha fatto il mondo suo, non ce ne frega più niente. Buonasera, grazie. Brava Grazie, signora. grazie Ah, signora. mi piace che Brava poi, signora. ecco, Petruzzelli dice brava signora, io di quello che dice la signora colgo l'aspetto più importante, che è l'attenzione nei confronti dei giovani e la disoccupazione che esiste a Bari. Per la verità non ha parlato di attenzione nei No, confronti no, dei giovani, ha no, no, parlato di parlate una volta, parlate una si volta. parla, di si parla rinnovamento della tanto classe politica. di giovani che non lavorano, di giovani che non sono neanche presenti in politica, la signora è stata molto chiara e tra l'altro ha parlato anche naturalmente di disoccupazione anche a Bari. Mi fa piacere che Petruzzelli, che fa parte di una compagine che governa la nostra città da ben circa oramai 10 anni, sono 9 anni e mezzo, riconosca pubblicamente e attraverso questa emittente che effettivamente esiste a Bari un problema giovani, un problema lavoro, un problema occupazione. Quanto ai giovani in politica, è giustissimo che possano entrare, ma guai a immaginare che la politica sia un filtro che possa dare occupazione e soprattutto guai a immaginare che il giovane possa assumere un ruolo, lo dico solo in ragione di una mia esperienza, possa assurgere a un ruolo, diciamo, delicato, istituzionale. Io credo che come ogni cosa necessita un percorso formativo. Abbiamo fatto anche noi a scuola le elementari per poi fare le medie, per le superiori e poi l'università per chi l'ha potuta fare. Anche la politica credo che debba cominciare con delle basi essenziali. Quindi anche i giovani è necessario che facciano un po' di esperienza per poter essere poi, e questo non è, voglio dire, riduttivo, anzi è un modo per accrescere la loro cultura, la loro capacità di poter proporre la genialità, perché le generazioni attuali hanno una genialità completamente diversa da quella nostra e quindi la loro preparazione, la loro genialità anche nel mondo istituzionale e offrirsi alla città con idee e progetti che davvero possono stravolgere anche la vita politica Prendiamo quotidiana. una telefonata, pronto? Allora è d'obbligo da capo il mio intervento. Aspettavamo la sua chiamata.
voglio dire a Petruzzelli che le sentenze si rispettano, ma quando le sentenze sono giuste. Ma in questo caso, secondo te, 3 gradi di giudizio a Berlusconi, ma i magistrati da dove sono stati presi? Da Magistratura Democratica? Ma no, grazie signor Domenico. No, mi faccia finire. Diamo la possibilità però anche agli altri paresi di intervenire. No, mi sia consentito, devo finire. Più velocemente possibile, prego. Più velocemente possibile, certamente. Ora, siccome la gente ha perso fiducia nella magistratura, e secondo me la fiducia che è caduta nei confronti della magistratura, hanno fatto tutti i magistrati per essere oggi screditati. Mi spiego? Quindi parlare di queste cose, ovviamente, e poi dire le sentenze vanno rispettate. Io che cosa devo rispettare? La giustizia non esiste più. Benedetto Dio. I processi agli uomini del tuo partito non si fanno. Ad incominciare da Tedesco, Bassanini, da Iervolino, potremmo fare un elenco infinito. E allora, ecco l'accanimento nei confronti di Berlusconi, che rende poco credibile le tre sentenze, ad incominciare dal vostro Presidente della Repubblica. Signor Domenico, concluda. Perché quello, il mio Presidente, non sarà mai. Signor Domenico. Perché sono le sue mani sporche dei fatti dell'Ungheria. No. Le posso chiedere? Grazie, signor Domenico, grazie, signor le posso Domenico, chiedere per che la ore, chiamata. Le posso chiedere che ore sono? Vi posso chiedere che ore sono, per cortesia? Signor Domenico, lei sa che ore sono? 16:11. Allora, signor Domenico, le rispondo dicendole che sono 40 minuti che noi siamo in questa trasmissione in cui dovremmo parlare dei problemi della città. Concordo, invece concordo. Noi stiamo parlando di Berlusconi. Signor Abbiamo Domenico, chiudiamo qua. Lei ora ringrazio questione... per essere stato con noi. Cioè, la ringrazio ovviamente, no, la invito a intervenire comunque, nuovamente, vabbè, però no, non dire, voglio trattare più sia l'argomento Berlusconi, non perché non sia interessante, ma perché proprio questa trasmissione è nata per parlare di Bari, quindi di Bari dobbiamo parlare. C'è una cosa a cui mi volevo ricollegare, che ha detto sia il signor Domenico che l'ascoltatrice che ha chiamato dopo, occupiamoci di Bari. Mi volevo ricollegare al discorso che il sindaco Emiliano ha fatto durante la cerimonia inaugurale della Fiera del Levante, un discorso che è stato molto contestato perché tutti dicevano di Barese aveva ben poco, addirittura il sindaco ha parlato dell'Ilva, non che non sia ovviamente un argomento importantissimo, però non è un argomento barese. È un problema regionale, se non nazionale ovviamente, ma... Siamo a 7 mesi dalla prossima campagna elettorale, per cui gli scenari si aprono e quindi magari un pensiero anche durante l'inaugurazione della Fiera del Levante all'Ilva può essere significativo di un'attenzione nei confronti di una città che sarà chiamata alle urne, possibili anche l'anno prossimo, perché ci potrebbero anche essere le elezioni regionali anticipate. Ma io guardate, io dico una cosa, noi siamo qui perché, ahimè, più che parlare, io credo che non dovremmo usare questo verbo, il parlare. Noi dobbiamo usare un altro termine, è il confronto. Noi ci dobbiamo confrontare con i cittadini, ascoltare i cittadini, quello che i cittadini vogliono, che Bari finalmente possa diventare. Che i cittadini possano dirci i punti di caduta di un'amministrazione del passato, dell'attualità, al fine di creare un'amministrazione che nel futuro non ricada negli stessi errori, ma dia e cominci a dare davvero una svolta alla nostra città, non di parole, ma coi fatti. E i fatti sono rappresentati da iniziative in materia di opere pubbliche, da iniziative in materia culturali, nel sociale, nell'urbanistica. Significa dare vita alla città, per cui, torno a quello che mi dicevi poc'anzi. È evidente che il sindaco continua ancora una volta, come dire, a esprimere parole. Noi, come credo la gran parte dei cittadini, avremmo voluto vedere da questo sindaco, ma soprattutto la gran parte dei cittadini, avrebbero voluto vedere molto, ma molto di più di quello che diciamo è stato detto, ma non è stato fatto. Quindi più fatti e meno parole. Prendiamo una telefonata, pronto? Pronto? Sì, buonasera. 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 Sì, volevo, a proposito di questa amministrazione, sì. Dal momento che pare che maggioranza non ci sia più, assessori che vanno via e che si dimettono, sindaco che si mette contro, anche contro tutti i tifosi del Bari Calcio per la questione stadio, a questo punto io credo che sia doveroso da parte di questa amministrazione dimettersi, a partire dal sindaco.
Grazie, grazie, grazie per il suo intervento, consigliere Petruzzelli. Allora, devo recuperare un paio di interventi, diciamo. Una cosa flash, annuivo al discorso della signora, appunto perché, e poi quello che ho detto dopo, ci invitava a parlare dei problemi della città e poneva un tema che tutti, come dire, ormai dovrebbero far proprio, che è il rinnovamento della classe politica. La ruota gira e le persone un po' più esperte devono contribuire a far girare quella ruota. E... tema dell'occupazione in questa città. In questi minuti un gruppo di lavoratori dell'OM, di ex operai dell'OM, 29 per l'esattezza, sono stati denunciati dall'azienda, dalla Kion, perché è da diversi mesi che presidiano i cancelli ed evitano che escano, diciamo, i macchinari e i carrelli dell'OM. Probabilmente mi sarebbe piaciuto discutere maggiormente di questa cosa oggi. La questione del discorso sindaco in fiera. Io non ho criticato, ma sono di quelli che non ha condiviso l'impostazione del discorso, per un semplice motivo, forse perché ha parlato poco della città e molto, diciamo, del suo legittimo futuro politico. Però il rischio è che questo sbilanciamento rispetto al futuro politico alleggerisca l'impegno in città, e questo è il tema. Il sindaco è legittimo che lui parli di quello che vuole, approfitti di una vetrina importante come l'inaugurazione della Fiera del Levante per parlare di tematiche regionali, perché lui riveste un ruolo che oggettivamente va al di fuori del confine della nostra città. Il timore è che questo porti ad un minore interessamento, che ci sta anche se avesse una squadra di assessori che si impegnano nella quotidianità. Guardate, fare il sindaco e avere degli assessori è un po' come una squadra di calcio. Bisogna essere un ottimo regista di una squadra di talenti. Se tu hai dei talenti nella tua squadra, il regista si può permettere di, appunto, stare lì e dosare i palloni. Non è necessario che il regista faccia gol, c'è il talento in attacco che fa gol. Però è fondamentale avere dei talenti intorno a sé. Stadio Bari, allora, ecco. Guardi, sarà stato direttore generale. E non mi serviva per introdurre il discorso dello stadio. Ma che lo dici? Guardate, io sono stato l'unico consigliere comunale che volutamente non ha partecipato al voto su una iniziativa promossa dall'avvocato Cea e dal centrodestra, cioè quello di prendere il debito che il Bari aveva nei confronti dell'amministrazione comunale e spalmarlo. Perché? Perché come io ho fatto questa proposta. Tu proponesti un ordine del giorno in quella circostanza. Io ho fatto questa proposta. Tu proponesti un ordine del giorno. Ma Petruzzi, abbi paura che tu non abbia fatto le ferie. Allora, oggi stai dicendo delle cose che non stanno in cielo in terra. Stai dicendo cose che non stanno in cielo in terra. Abbi pazienza. Mi devi dare una volta la possibilità di essere leale nel parlare. Ma perdonami, non ti ho interrotto. Devi essere leale. Devi essere leale. In quella sede ci fu una discussione portata all'attenzione dalla giunta comunale che volle il parere del consiglio comunale. In quella sede votammo, io non votai, non partecipai al voto, in quella sede votammo anche un ordine del giorno da te promosso, e se vuoi domani lo finisco. Ma lo devi portare, Serena, fatti carico di questo. Okay. Tu sei molto corretto, fatti carico di questo, poi lo devi smentire pubblicamente, perché io credo che, mi dispiace, che certe persone che abbiano un ruolo istituzionale debbano sentirsi libere di dire cose inesatte ingannando la gente. Però non farmi interrompere, poi discutiamo di questo, domani mattina in consiglio comunale ti porto questa cosa e mando un fax più tardi. Lo do io a Serena domani. Mando un fax più tardi a Serena. Guardate, allora, indipendentemente da chi l'ha proposto, se vogliamo questa polemica, è una cosa che risolviamo domani.